cavallo, dice: bella questa Kia. Che cos'è che rende questa pubblicità così poetica, densa di significato? È il gioco sul fatto che cambiando un piccolo elemento, anzi aggiungendo un piccolo elemento, la parolina anche, stravolge tutta l'aspettativa, crea una rottura, una fuoriuscita, un ekstatos in greco, cioè quello che Aristotele nella fisica chiama ekstatos, che è l'opera del tempo, cioè questo passare di tempo, no? Questo intervallo di tempo che crea la magia per Aristotele il tempo è il kinesis quasi, cioè movimento, percezione del movimento, coscienza che le cose cambiano rispetto sempre a un punto di vista, perché Aristotele è profondamente einsteiniano, in un certo senso, più che newtoniano, perché Aristotele, un po' come Platone, ha un suo sapere, no? Vi ricordate Platone nelle lettere, nella lettera 7, quando racconta della sua dottrina tenuta muta, del suo sapere che non viene espresso, che non viene esplicitato, che non viene raccontato. È un po' come se quello che si dice fosse diverso da quello che si pensa, ma non per una ragione di fallacia, neque fallax, dicevano gli etruschi, cioè mai essere fallaci, cioè quello che dici è diverso da quello che pensi, nel senso che dici quello, il detto è una sorta di medium, di mezzo, come un carro, no? Sul quale tu carichi il grano, la sementa del pensiero per trasportarlo, è un veicolo quindi. No? Il linguaggio è un veicolo, il logos, questo movimento, no? La parola stessa logos si ricollega all'again, è il parlare ha a che fare con questa L, che è questo suono, questo acronimo, diciamo quasi, L, no? Che sprigiona una serie di sensi, di esegesi, di interpretazioni, di semantiche possibili, che è quello del fare questo piegamento, come fa la lingua quando parliamo, no? Si lussa, si snoda, cioè logos è un po' lo snodare, no? È lo snodare del pensiero. Il pensiero rimane dentro, il linguaggio non è il pensiero, il linguaggio è appunto questo snodamento, cioè questa possibilità di darci la percezione di un tempo che passa, quindi una kinesis. Una cinesi, cioè un susseguirsi di percezioni di differenze, si percepisce la differenza. Allora, in questo senso, quello che volevo dire è che la pubblicità praticamente consiste in questo. Lui si affaccia al balcone di casa sua, tipo terzo, quarto piano, eccetera, secondo piano, diciamo, guarda la strada sotto di lui, no? Altri palazzi di fronte rispetto al suo palazzo, palazzine, diciamo. Sulla ringhiera del balcone c'è il suo pappagallo che sta lì e guarda per strada. Lui si affaccia al balcone, passa un'automobile che è di marca Kia, che è una marca credo coreana, e il pappagallo dice: bella questa Kia! Ok, il pappagallo. Allora, stupore, primo escatos, primo dimensione di rottura, punto critico nei gas complessi, no? Dicono in fisica. Cioè, quando un gas diventa sempre più complesso, il calore, eccetera, eccetera, e poi c'è l'esplosione, cioè l'esplosione, quella fuoriuscita da sé, quell'uscita da sé, no? Andare fuori, escatos.
Lo dice molto bene Berti, studioso di Aristotele, famoso, rinomato, quando proprio nella sua lettura della fisica insiste su questo concetto, e lui lo fa per distruggere un po', essere tempo di Martin Heidegger, il grande filosofo tedesco del 1889 nato, che nel 27 lui era uno studioso di fenomenologia trascendentale, cioè studiava la scuola di pensiero filosofico del professor Edmund Husserl, che tra l'altro era ebreo, e poi litigheranno quando sarà nel 33 il momento in cui Heidegger farà il discorso di rettorato, perché sarà investito della carica di rettore, e in questo discorso di rettorato dirà delle cose piuttosto filonaziste, cioè filogovernative, diciamo, per non usare la parola che ci può smuovere delle parti della nostra memoria, e innescare dei pensieri che ci portano in questo contesto fuori strada. Non che non siano importanti, per l'amor del cielo. Però, ecco, non stiamo qui a parlare di semitismo e di antisemitismo e di quello che significano nella storia, soprattutto che, per come affronto io queste questioni, si rischia che si vada a parlare veramente di Çatalhöyük, di Jan Hodder, oppure di quella più famosa sui social, su internet, Göbekli Tepe, cioè queste antiche città di 10, 8.000 anni fa, no? Che poi niente di straordinario, nel senso che noi sappiamo che i minatori sardi di 8.000 anni fa non solo tiravano fuori l'ossidiana, la sapevano lavorare finemente con una tecnologia, con una tecnica artigianale straordinaria, no? Tecnica litica o litografica quasi, perché scolpire la pietra è sempre uno scrivere, è sempre una forma di scrittura. Ecco, è quando l'uomo lascia il segno nella natura, che l'uomo si mette in rapporto con la natura. È quello che Heidegger chiama costruire, che è la tecnea anche un po', l'arte, il lavoro, l'opera dell'uomo, no? Che è sotto questa forma, tecne, che per esempio quando è nella parola, questa tecne diventa poiesis, cioè la poesia. La poesia. Allora, la magia qual è? Che lui poi rientra dentro, torna fuori, passa un'altra chia e il pappagallo dice: "Bella anche questa chia! Anche questa." Ecco, oh, qui succede un'altra rottura. Quindi la prima rottura è: oh, il pappagallo parla, ma non solo parla, dice la cosa adeguata, cioè non è un semplice ripetere a casaccio, ma è un ripetere pertinente al contesto. Diciamo che lui cosa prende coscienza? Prende coscienza che il pappagallo parla, bella questa chia, ma c'è effettivamente una chia che passa. Quindi il pappagallo, prima di parlare, di ripetere quello che ha sentito dire da qualcun altro, come facciamo tutti noi, perché noi ogni volta che parliamo stiamo semplicemente ripetendo quello che abbiamo sentito da qualcun altro, perché la lingua tutti la impariamo, non è che si nasce con la parola, no? Poi permettetemi di aprire una parentesi poi dopo su Vaclavic e su Psammetico, l'imperatore che veniva da Lesbo, da Mitilene, che era, scusate, imperatore, sì, era un imperatore, ma in realtà era un faraone dell'Egitto nel VII secolo a.C., quindi in questo momento straordinario in cui si pongono le basi per quello che poi vediamo un po' sbocciare, venire fuori, estatos, quello che verrà fuori con l'Axenzeit, cioè questa fase storica intorno alla metà del VI secolo a.C., cioè fra il 580 e il 520, che è un po' la epoca di quelle olle ioniche, che sono delle conche per mangiare, per bere il latte, evidentemente, o per mangiare, per fare colazione, che sono di quell'epoca lì, che venivano costruite sì nella Ionia, cioè nella costa anatolica, Mileto, Efeso, non ricordo dove di preciso, però comunque nella parte ionica, cioè la parte centrale, la Dodecapoli della Ionia, no? La parte centrale della costa turca o attuale odierna turca sul mare Egeo, che guarda verso la Grecia. Qui ci sarebbero un sacco di storie da raccontare da quel porto lì, da quei porti lì, Smirne, per esempio, altro porto importante, e come non ricordare Focea, altra città di porto lì importantissima, straordinariamente importante in generale, in assoluto, e straordinariamente importante per l'Elba, per esempio, dove ci troviamo. Condizione umana, geolocalizzazione,
inevitabile, no? Necessaria, fondamentale, perché per quanto noi deambuliamo, siamo anthropos, noi comunque siamo sempre costretti nella fisicità di questo corpo che ha delle coordinate. Noi abbiamo sempre delle coordinate perché fanno di noi sì un punto di vista, un centro, ma anche proprio seguendo una logica aristotelica ma anche einsteiniana, noi siamo anche, oltre che questo, siamo anche deambulanti, quindi noi ci spostiamo rispetto a noi stessi. Siamo anthropos, ci spostiamo, cioè noi, come si dice, quando dissimuliamo la nostra localizzazione, ma siamo profondamente e matematicamente geolocalizzati, cioè noi rispetto al centro della Terra abbiamo una coordinata precisa. Fin tanto che stiamo nel nostro luogo di pertinenza, che è la superficie terrestre. Poi è ovvio che se viaggiamo nello spazio o nelle viscere della Terra, allora diventa un altro discorso, nel senso che sì, abbiamo sempre delle coordinate precise, anche spaziali, rispetto al centro della Terra, però a quel punto bisogna vedere se poi la Terra è ancora più un centro. A quel punto non lo è più il centro, perché se noi andiamo su Marte, il nostro centro... Sì, c'è sempre in sottofondo, lasciato però nella sfera dell'inconscio, del non pensato, non dell'inconscio, dell'impensato, cioè ci sarà sempre la Terra, no? La nostra origine, però noi possiamo diventare marziani tranquillamente, così come gli inglesi e gli europei sono diventati americani, e così come lo sono diventati coloro che erano stati fatti schiavi da loro, no? Americani. Gli afroamericani sono americani, come i latinoamericani sono americani, eccetera, eccetera. Questo per dire che alla fine l'uomo è anthropos, nel senso che ha sì una radice, ma può essere trapiantato. Allora, qual è la cosa straordinaria? È che il pappagallo dice: bella questa chia. E poi bella anche questa chia, fa capire che non solo il pappagallo è in grado di ripetere, non solo il pappagallo è in grado di capire il riferimento fenomenico, empirico, rispetto al quale ripete una determinata frase. Cioè c'è una chia, dico bella questa chia. Okay? Quindi saper usare il linguaggio appropriato. E poi che cosa fa anche il pappagallo? Bella anche questa chia. Fa capire una cosa, che il pappagallo ha percepito che questa chia che sta passando è sì una chia, ma non è la stessa chia di prima. Questa è la fisica di Aristotele, soprattutto il libro quarto, dove Aristotele affronta il tema del tempo. Però nel resto della fisica e del decielo, che io purtroppo mi posso ricordare fino a un certo punto, anche se i libri non si lasciano mai, no? Sono come gli amori della nostra vita, ce li portiamo sempre un po' nella memoria, nel cuore. Però diciamo che era il lontano 1988-87, mi sembra, dicembre 87, quando sostenni l'esame di storia della filosofia antica con il professor Walter Lesle, il professor Walter Lesle, un grande studioso di Aristotele. Una persona che non è fotogenico, diciamo, nel senso ha un modo di parlare, di esprimersi, di proporsi, di presentarsi pubblicamente, però quelle cose che scrive, anche in tedesco, per esempio, non solo in italiano, sono importanti per chi studia nel dettaglio, diciamo, per gli addetti alla materia. Per noi invece no, no, lasciamo perdere questo. Però ecco, io sostenni quell'esame dove fra i vari testi c'erano anche la fisica e il decielo di Aristotele, che tra l'altro nella Biblioteca La Terza escono in un unico volume insieme, questo facilita le cose. Per chi volesse andarselo a studiare, a leggere, che è una lettura piacevolissima, non è che bisogna avere paura di Aristotele, così come non bisogna avere paura di Dante. Però ora, più che di Dante e di Aristotele, noi stiamo parlando del pappagallo. Bella questa chia. Allora, voi vedete che in tutta questa dinamica si crea tutta una situazione per cui questa storiella,
C'è un pappagallo che dice bella questa chia, lui entra dentro, riesce fuori, passa un'altra chia, il pappagallo dice bella anche questa chia. Perché ci affascina? Perché ci colpisce? Perché è il messaggio che ci viene mandato che crea una situazione, una dimensione assurda, cioè il pappagallo è intelligente come un uomo. Perché crea una situazione assurda? La situazione non è assurda. Il pappagallo in effetti è intelligente come un uomo, soltanto che è ovvio che dal punto di vista dell'uomo che guarda il pappagallo, il più intelligente è lui, perché lui sa fare un sacco di cose che il pappagallo non sa fare. Però se il pappagallo guarda l'uomo e pensa a quello che sa fare l'uomo e dice: ma guarda com'è stupido questo, manco sa volare, no? Beh, per dire. Oppure non sa ripetere nemmeno le cose a pappagallo, perché se lui fa e imita il pappagallo si mette a ridere. Quindi, ecco, l'intelligenza, secondo Einstein, può essere anche una dimensione che è relativo chi è che la possegga. Per questo entra in gioco la questione della luce divina, per questo entra in gioco l'elemento divino, ecco, l'elemento divino. L'elemento divino entra in gioco anche in Aristotele. Non crediate che, siccome Aristotele era, diciamo, pagano, politeista della religione greca, che credeva in tutte le varie divinità, Aristotele è quello, insieme a Platone anche, che oltre a essere quelli che hanno, diciamo, costruito il castello della filosofia, costruito veramente il castello della filosofia, che poi può essere restaurato, cambiate le facciate, cambiata la pittura, eccetera, 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 però gli spiriti magni sono loro, no? Sono loro gli spiriti magni della filosofia. La filosofia è la storia di un lungo commento a Platone e Aristotele, così come, la letteratura è la storia di un lungo commento all'Iliade e all'Odissea. Poi, tutte queste cose hanno a loro volta delle radici. E questo è l'origine del pensiero platonico, l'origine della letteratura omerica. E quindi no, è molto interessante perché, per esempio, Pitagora, che a sua volta ha delle origini, perché c'è il lungo viaggio di Pitagora che va a fare l'Erasmus, l'università di quei tempi, diciamo, presso i professoroni egizi, no? I sacerdoti, no? Cosiddetti da noi, se noi li chiamiamo sacerdoti, gli egiziani mica li chiamavano sacerdoti e neanche professori, avevano il loro termine che noi, con tutto il limite della nostra capacità, chiusi nel nostro paradigma, nel nostro sistema di pensiero, convinti di essere più intelligenti di un pappagallo, noi traduciamo con sacerdoti, professori, per ridere professori, o forse per ridere sacerdoti, o forse per, in ogni caso noi facciamo allusione a quello che loro pensavano, non possiamo pensare quello che loro pensavano, perché se noi pensassimo quello che loro pensavano, allora vorrebbe dire che noi saremmo stati in grado di trasportare il nostro spirito dalla costrizione, dalla sua condizione di finitudine, di limitatezza, di contingenza temporale, cioè del fatto di stare chiuso nel suo tempo e nelle sue coordinate spazio-temporali, portarlo lì dentro, nelle piramidi, in mezzo ai faraoni, e capire davvero in cosa loro, non rispetto a noi, ma loro senza di noi, perché noi non li possiamo, loro possono influenzare noi, ma noi loro non li possiamo influenzare in alcuna maniera. Perché loro, quando esistevano loro, di noi non c'era traccia. È questa la primazia, la supremazia, se vogliamo usare un linguaggio più comune, degli antichi sui moderni. Questa stessa primazia, ancora psammetico, il famoso faraone, vi ricordate, di Lesbo, del 650 circa a.C., pensare a lui anche, che poi ne riparleremo, ma soprattutto che cos'è questa supremazia degli antico? È quella che proprio in quel periodo, 700 circa avanti Cristo, Esiodo teorizza. Esiodo dice che l'uomo è diviso in quattro età dello spirito, no? Che sono il ferro, quella nella quale si trova Esiodo, che è quella che noi stessi chiamiamo l'età del ferro ancora oggi, e diciamo che la chiamiamo età del ferro perché
c'è il ferro. Ma è un po' Esiodo, pensate, allora, mettiamoci nei panni di Esiodo, facciamo finta, proprio concentriamoci di essere Esiodo. Allora, io ora mi concentro come se fossi un attore di teatro, proprio. Sono Esiodo, sono nel 2021 e devo dire quella cosa lì, della supremazia degli antichi, cioè dell'età del ferro. Ecco, allora la dico. L'uomo è diviso in età dello spirito, no? Che vanno in involuzione, cioè peggiora sempre l'uomo. Peggiora sempre l'uomo e, dice Esiodo nel 700 a.C., noi ora ci troviamo nell'età del ferro. Ecco, questo è un po' come se oggi io dicessi l'uomo peggiora sempre, se è diviso il suo in età, noi oggi ci troviamo nell'età della plastica, dell'energia elettrica, nucleare, del petrolio. Cosa vorreste dire? Cioè, è chiaro che se un poeta dice, un poeta tipo Esiodo dicesse oggi qualcosa del genere, direbbe: ecco, l'età dello spirito dell'uomo sono queste. Oggi noi ci troviamo nell'età della plastica, no? Siamo nell'età della plastica, del cemento armato, cioè, mamma mia, magari fatto in economia che poi vengono giù i ponti e i palazzi, ma poi invece prima di lui c'è un'età del bronzo, un'età dell'argento e diciamo agli albori della grande cultura, che potremmo identificare forse, non so, con un mesolitico, un passaggio fra il mesolitico e il neolitico, nel senso un passaggio quando l'uomo comincia a usare la tecne nella maniera vera e propria, che potrebbe essere, è una mia ipotesi, quando lavora, come dicevamo, l'ossidiana, no? Per esempio, l'oro e il rame, che sono i primi due, oro, rame e argento sono i primi metalli, in realtà poi non sono neanche metalli perché non necessitano di un processo metallurgico a livelli del bronzo, del ferro, eccetera. È una lavorazione più semplice, eh? Quindi, però intanto si parte da lì. Però quello che c'è è il rapporto assolutamente sacro con la terra, cioè la dimensione di asservimento, vivere secondo questo principio di asservimento. Questo è un concetto molto importante che potete sviluppare con una lettura molto interessante, che è la sinergetica di Haken con la Haken, Sinergetic. Potete cercarvi il libro, i libri, che sono più di uno, che però ecco, parlano appunto di questo principio di assorbimento. Haken è tedesco, però diciamo che i suoi concetti si sono divulgati in inglese, come oggi è l'epoca appunto dove i concetti si divulgano, si globalizzano in inglese, nella versione inglese, no? A parte Mamma Mia dei Maneskin, che è Mamma Mia, sembrerebbe italiano, ma in realtà non è più una parola italiana quel Mamma Mia, perché quel Mamma Mia detto dagli americani, dai tedeschi, dai francesi, dagli inglesi quando ci scherzano. È un mamma mia, italiano, sono italiano, mamma mia, spaghetti, maccheroni. È proprio a quello che si riferiscono i Måneskin, eh? Proprio quella dimensione lì, cioè dello sfottò, il fatto di che uno è limitato in queste coordinate spazio-temporali dell'essere italiano oggi. E cioè di to fit, stare bene dentro il quadro dello stereotipo di cosa vuol dire essere italiano nel mondo, nel Novecento, e ora in questo momento di paradigm shift, cioè di scivolamento di paradigma da uno all'altro, di passaggio, in questo momento di passaggio, portus perth, in questo momento di passaggio, appunto, essere italiano sta prendendo un altro connotato, perché nel momento stesso in cui l'italiano stesso va in America, in Germania, in Olanda a cantare Mamma Mia, e poi canta in inglese, ma è lui che è italiano e che dice io sono italiano dentro, je suis italiano, e poi lo ridice in un concerto, dice in francese, je suis italiano. È molto interessante tutto questo, sempre in questa dimensione del linguaggio, che dicevamo all'inizio, che è un veicolo per cui il logos, no? Questa logopedia, questo
esercizio, allenamento della lingua, questo movimento della lingua, questo tempo che passa per la lingua, cioè questa percezione della kinesis, del muoversi della lingua, questa lussazione, no? Anche lussare viene dall'oxo, che è sempre legato a questo movimento.